Siamo nella soffitta di Marconi con Beppe Valeri, Graziana Agostini, l'antiquario Giacomo Giovannetti e Stefano Laborca, alla ricerca della storia di un apparecchio che arriva da una straordinaria invenzione italiana, la radio, con il primo programma radiofonico del 1906, quando parole e musica, trasmesse dal canadese Fessenden, vennero sentite a 25 km di distanza. In Italia, negli anni 30, pensate che addirittura nasce un progetto rurale per la radio. Sì, al servizio della lingua italiana. La radio viene diffusa in tutte le scuole d'Italia per permettere agli studenti di conoscere meglio la nostra lingua, che a 70 anni dell'Unità d'Italia era ancora sconosciuta alla maggioranza degli italiani. E nel 34 si contavano 900.000 ascoltatori. Nel 38 il numero degli abbonati raggiunse il milione. Anni 50 sicuramente il boom di questo apparecchio geniale. L'invenzione dell'autoradio e del transistor trasformano la radio in un oggetto trasportabile ovunque e negli anni del boom economico diventa la colonna sonora del nuovo senso di libertà che si diffonde soprattutto fra i giovani. E ora, dopo tutto questo, scopriamo come e perché a Puppi c'è una soffitta speciale, la soffitta di Marconi. Allora, intanto diciamo una cosa, dove siamo? Siamo nel centro storico di Puppi, nella centrale via di Puppi, dove c'è la caserma dei carabinieri, dove c'è, diciamo, il passeggio sotto il porticato, e siamo nei locali della vecchia pretura, che invece di essere spacchettata in appartamenti, come è successo in tanti centri minori quando c'è stato la fase delle chiusure e dell'accentramento, il comune ne ha predisposto una ristrutturazione completa del tetto e degli impianti e ne è venuta fuori una galleria d'arte contemporanea. E non fu utilizzato in quel periodo la soffitta, in realtà questo era l'antico appartamento del cancelliere. Non fu utilizzata la soffitta, poi con il tempo insieme a Giacomo abbiamo pensato che questo poteva essere, rimanendo la sua l'antichità così com'era, senza quindi interventi di restauro radicale, ma semplicemente mettendo a posto le cose, poteva essere il nido adatto proprio per la sua enorme collezione di radio antiche e ricollegarsi a quella prima mostra di radio che fu fatta al castello tanti anni fa, con però un'esperienza che mette le sue radici nel centro del paese, in un luogo visitabile, con il polo scolastico vicino, quindi un luogo dove queste radio possono dare qualcosa anche ai giovani, perché attraverso queste radio c'è una parte di storia della nostra industria, ma anche una parte della storia del nostro paese. Cioè, vedevo dell'estetica, ma vedevo le radio rurali, io credo che c'è materia per capire l'evoluzione, il passaggio da un certo tipo di economia rurale a un certo tipo di economia più industriale, attraverso anche i materiali, come avete fatto fino ad oggi, fino a questo momento voi due, ascoltavo interessato, c'è proprio la trasformazione. Per cui noi siamo molto contenti di questo e poi insieme a Giacomo vedremo di appunto metterlo a disposizione degli amanti su prenotazione, ma anche con un minimo di disponibilità di orario e, come dicevo prima, agli insegnanti di storia. E adesso Giacomo, quanti pezzi ci sono? Qui ce ne sono esposti e disposti in maniera espositiva e fruibile, sono 210. Però l'abbiamo chiamata la patologia della radio, che ci sono quelli più sofferenti, sia dal punto di vista estetico sia dal punto di vista di macchina, ce ne sono altri 50. Periodo da A? Dal 20 al 60, fine anni 60. Ora invece da Beppe Valeri, che è un cultore di Puppi, vi faccio dire qual è anche la particolarità di questa mostra, che arriva proprio a Puppi, dopo che Giacomo negli anni l'aveva raccolta, l'aveva messa in uno sgabuzzino, e c'è una storia molto bella. Ma perché non l'hai venduta? Per il principio che dicevo prima, non è tutto mercificabile, non si può commerciare in tutto. Ci sono alcune cose che servono per vivere, per commerciare,
diciamo, per la, il benessere dell'andamento della vita. Ci sono delle cose che vanno conservate, vanno lasciate perché sono i segni della storia. I segni della storia vanno riconosciuti e vanno saputi mantenere efficaci ed efficienti perché qualcuno li possa riconoscere. E allora a questo punto, Beppe, raccontami un po', mi metto tra due di giochi e un commentatore sportivo, di quello che andava a parlare, proprio raccontava la storia del nostro sport attraverso una radio. Ma noi siamo intorno agli anni 70, ma perché l'importanza proprio di questa mostra? L'importanza di questa mostra intanto è perché, come ha detto Giacomo, è un pezzo di storia. Neanche poi più tanto recente, perché qui si incomincia a parlare di quasi un secolo dall'inizio, di 80 anni di storia. La storia che l'hanno fatta gli apparecchi, ma la storia anche che hanno trasmesso gli apparecchi, hanno fatto cronaca, come suol dirsi, ha aiutato a fare cronaca. Come abbiamo aiutato noi con le radio nostre a fare cronaca. Lui una cronaca un pochino, fra virgolette, più leggera, io la cronaca quella un pochino più di tutti i giorni, dallo sport a quello che era il giornale radio. Quindi l'importanza tanto è questa qui, e l'importanza poi la vedo anche sotto un aspetto duplice, cioè quello di riuscire a fare un tassello all'interno di un centro storico importante come Poppi, come ce n'è tanti altri importanti anche in Casentino e in Toscana, un anello culturale, anche questo suddiviso in due parti, cioè uno di visita vera e propria turistica, cioè noi si parte dal castello di Poppi, si va nel centro storico, si va in fondo a vedere l'abbazia di San Fedele, si risale per il corso, si arriva anche a questo museo, quindi un altro museo. Il secondo aspetto poi è quello che intorno a un museo di questa, così come è fatto, come è stato concepito da Giacomo, che non c'è soltanto radio ma c'è anche l'oggettistica del Novecento, deve riuscire a portare gente a parlare, a incontrarsi. Questa dovrebbe essere la sede anche di incontro, perché oggi non si riesce più a colloquiare. Il colloquio vero non è quello attraverso Twitter o Facebook. Il colloquio vero è quello quando ci si ritrova, ci si guarda in faccia, magari parlando anche di radio, ma anche parlando di tante altre cose. E questo è il fattore culturale importante, di più in un paese, nei paesi dove si rischia di, fra virgolette, di morire. Perché è chiaro, se non ci troviamo anche intorno a queste cose qui, muore definitivamente. Invece bisogna riscoprire noi stessi, farlo capire anche a noi stessi, ai sessantenni, ai settantenni, ai cinquantenni, e con loro, e magari invitare i giovani, perché spetta a loro poi tramandare quello che è la storia più o meno recente, e anche questi aspetti museali, perché sarà loro che dovranno mantenere intatta la radice di questa realizzazione. Quindi questo è un'importanza duplice, ma molteplice. Ne troviamo tante. Ricordatevi anche questo, che lega, pensate, questa mostra un intero territorio, da Poppi fino ad Arezzo, quando poi, naturalmente, diceva prima lui, la radio. La radio quando nasceva e cantava, Eugenio Finardi che cantava? Radio Libera, sì. Esatto, libera veramente, si accendeva la radio, si prendeva un telefono e si parlava con qualcuno che non era lontanissimo, perché era magari di fronte a casa tua, chissà, è vero o no? È vero, sì. Questa era un'esperienza, era un fatto di comunicazione che legava molto... No, all'interno, io mi ricordo l'esperienza nostra ad Arezzo, è un'esperienza importante, era molto seguita la radio, cioè c'è stato il boom negli anni 70 e questo ha contribuito anche socialmente, ha avuto una grossa eco, ha avuto un grosso seguito. Giacomo ci aiuta, avremo il piacere di risentire Radio Londra, che non c'è più, ma qui c'è una pietra che ci racconta che a quell'epoca nel Prato Magno i partigiani ascoltavano Radio Londra ed era una radio. Parla Londra. Trasmettiamo alcuni messaggi speciali. Felice non è felice. È cessata la pioggia. Mettiamo la registrazione del proclama del capo del governo, Sua Eccellenza il Maresciallo Pietro Badoglio.
La guerra finisce e la radio torna ad intrattenere gli italiani con voci che hanno segnato momenti indelebili nella nostra storia personale e sociale. Voci che, vorrei ricordarvi, sono state anche le nostre, ma non certo attraverso le radio di Giacomo Giovannetti nella soffitta del Marconi, perché lì vanno dagli anni 20 agli anni 60 e noi arriviamo con le radio libere, libere veramente, negli anni 70. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. E se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente.